Per la serie, i 5 esercizi base di stretching necessari per arrivare alla scioltezza delle gambe nell'arrampicata, ma anche e non solo, oggi ti voglio parlare dell'esercizio che a me ha risolto non solo le giornate e il mio allenamento, ma soprattutto anche il mio sonno, per alleviare fondamentalmente anche il mio mal di schiena. Questo è uno dei due esercizi dei 5 che si possono fare comodamente a letto, anzi io consiglio di farli a letto la mattina appena svegliati, prima di scendere dal letto, e la sera prima di addormentare. Questo esercizio, che chiamo la gru, è utile per allentare tutte le fasce muscolari anteriore della gamba. Ci mettiamo sdraiati, da sdraiato alziamo la gamba, poi prendiamo con la mano destra, prendiamo la caviglia e portiamo in apertura il piede posizionandolo a martello. Martello vuol dire offrendo la parte interna del piede verso il basso. Allora, io consiglio comunque, se di farlo in pavimento, consiglio di farlo con le scarpe. L'esercizio per al meglio si esprime a letto. Allora, assunta questa posizione, noi abbiamo una leva. Questo tipo di leva è molto buona per allungare la fascia anteriore delle gambe che si aggancia sulla parte posteriore della schiena. Bisogna stare attenti per non mantenere tanto questa posizione, perché va a fare una brutta leva sul ginocchio. Non è una cosa buona per i legamenti, insomma, quindi non teniamola più di 20 secondi. Consiglio di farlo questo in due tempi, cioè quindi fare 20 secondi da una parte, poi passare dall'altra parte e fare altri 20 secondi. Ricordiamoci che una volta acquisita la posizione non dobbiamo fare nulla, dobbiamo lasciare la gamba di per sé e pensare solo esclusivamente alla respirazione. In questo caso, in questo tipo di esercizio, si può anche cominciare a fare una respirazione profonda, quindi andare proprio a inspirare gonfiando la pancia e buttando fuori l'aria, tirando dentro la pancia e poi scaricare la cassa toracica, quindi chiudere anche la cassa toracica fino a fondo. Infatti ora mi ha scorchiato anche la spalla. Ok, fatti 20 secondi, si ripete dall'altra parte. Posizione e poi pensiamo subito alla respirazione. Gonfio la pancia, butto fuori l'aria sgonfiando la pancia e poi anche la cassa toracica fino al fondo. Buttata fuori completamente l'aria, si trattiene, poi rimettiamo l'aria dentro. Rigonfiamo la pancia e buttiamo fuori. Ah, perfetto. Ricorda di iscriverti al canale e cliccare sul tasto campanellina, in questa maniera potrai essere e rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Alla prossima.